Al via le feste di luglio scattano le celebrazioni per le patrone di Rapallo e Chiavari. Da domani i riti religiosi e appuntamenti civili per la Madonna di Montallegro e Nostra Signora dell'Orto. Livello di attenzione, a diramarlo la protezione civile, oggi disagio fisiologico per il caldo, 30 gradi all'ombra nel pomeriggio, situazione simile anche domani. Previsti lavori per 5 milioni di euro, bilancio di previsione 2015 del comune di Sestri Levante, che sottolinea come non ci sia stato nessun aumento della tassazione. Prima seduta domani mattina per il nuovo consiglio regionale, parte così la 10ª legislatura. Saldi estivi al via da sabato e fino al 17 agosto. A Chiavari, in occasione della partenza degli sconti, sabato si svolgerà Si saldi chi può, apertura dei negozi fino a sera, negozi aperti anche domenica 5 luglio. Premio Bontà, anche quest'anno sarà conferito il riconoscimento intitolato a Don Nando Negri, la cerimonia il 4 luglio, in occasione dell'anniversario della scomparsa del fondatore del Villaggio del Ragazzo. Buonasera ai telespettatori del TG Tiguglio. Come detto nei nostri titoli, ci sono le feste patronali in primo piano per le città di Rapallo e di Chiavari, contraddistinte dai riti religiosi e dagli appuntamenti civili. Incominciamo da Rapallo. La città si prepara a celebrare la Madonna di Montallegro con processione, panegirico a giorno, spettacoli pirotecnici la sera con l'incendio del castello. Ma vediamo il programma nel dettaglio da qui a venerdì. Al via la 3 giorni delle feste di luglio a Rapallo in occasione di Nostra Signora di Montallegro. Celebrazioni e festeggiamenti da domani con fuochi di fede e passione del grande palio pirotecnico in onore della patrona. Fino a venerdì 3 luglio sono in programma le sparate di antichi mortaletti, i fuochi artificiali di giorno e di notte, i lumini in mare, le processioni e gli antichissimi riti religiosi. Un appuntamento che porterà a Rapallo decine di migliaia di turisti appassionati e che la città del Tiguglio rivolge anche ai visitatori di Expo Milano 2015. Le feste di luglio sono organizzate dai sestieri rapallesi di Borzoli, Cerisola, Capelletta, Costa Guta, San Michele, Seglio, con il Comune e l'ASCOM e il patrocinio della Regione. Domani, prima giornata dunque, con alle 8 il saluto dei sestieri alla Madonna e la sparata degli antichi mortaletti liguri, seguita dagli spettacoli pirotecnici a giorno, dalle chiatte del sestiere Borzoli e del sestiere Costa Guta. Alle 22.15 saluto dei sestieri con l'accensione dei mortaletti, alle 22.30 palio pirotecnico con spettacolo a notte a cura dei sestieri Borzoli e Costa Guta. Giovedì sparata a giorno a cura del sestiere Cerisola. Alle 22.45 saluto dei sestieri alla Madonna con l'accensione dei mortaletti. Alle 23 spettacolo pirotecnico di San Michele e Seglio. Il clou venerdì 3 luglio, la processione con l'arca argentea sul lungomare Vittorio Veneto. Alle 22.15 sparata dei ragazzi, a seguire spettacolo pirotecnico a notte e tradizionale incendio del castello del sestiere Borzoli. A chiudere palio dei sestieri Cerisola e Capelletta. Per l'occasione, venerdì 3 luglio e nella notte tra venerdì e sabato 4, la Regione Liguria mette a disposizione treni straordinari per raggiungere Rapallo. Si tratta di un regionale dalla Spezia Centrale alle 18.17 con arrivo alle 19.40 e rientro da Rapallo a mezzanotte 49 ed arrivo alla Spezia alle 2.05. Infine, il Comune informa che l'antico castello sul mare rimane chiuso al pubblico per l'allestimento degli spettacoli pirotecnici e quindi riaprirà l'11 luglio dalle 19 con l'inaugurazione della mostra Don Quixote visto dagli artisti del Tiguglio. E rimaniamo in tema e adesso vediamo le solennità patronali anche per Chiavari con le celebrazioni dedicate a Nostra Signora dell'Orto. Anche in questo caso gli appuntamenti sono da domani a venerdì, giovedì ci sarà anche la fiera, ma sentiamo il programma nel servizio. Feste di luglio a Chiavari per celebrare la patrona della diocesi e della città, Nostra Signora dell'Orto. Domani, mercoledì 1 luglio alle 10.30, i bambini offriranno i fiori alla Vergine nelle mani del Vescovo. Alle 21, primi vespri presieduti dal Vescovo diocesano, Monsignor Alberto Tanasini. Notte di adorazione eucaristica dalle 23 fino alle 6 di giovedì per celebrare all'alba la memoria dell'apparizione del 2 luglio 1610. Giovedì ancora solennità con la celebrazione delle messe. Alle 21, concerto vocale strumentale dell'associazione Simon Boccanegra. Riti religiosi si intrecciano con manifestazioni civili, difatti durante la giornata del 2 luglio si svolgerà anche la tradizionale fiera. Venerdì 3 luglio alle 21 partirà la processione per le vie cittadine, al termine intorno alle 23 come di consueto spettacolo pirotecnico di chiusura della festa sul lungomare cittadino.
Ed in occasione della festa patronale di Chiavari, con una postazione sanitaria in Corso Dante, ci sarà la Croce Verde Chiavarese. Sarà possibile effettuare il controllo della pressione arteriosa, il controllo della glicemia durante la giornata di giovedì. Inoltre saranno presenti, coordinati dal comando di polizia locale, 8 volontari del gruppo di protezione civile con compiti di vigilanza e controllo della manifestazione. Livello di attenzione in tutta la Liguria per il caldo durante la giornata odierna. A diramarlo è stata la Protezione Civile regionale proprio per le elevate temperature, soprattutto nelle zone interne poco ventilate, ma anche lungo la costa. E difatti nel pomeriggio odierno sono stati registrati 30 gradi. E per la giornata di domani i previsori indicano ancora disagio per il caldo e le temperature massime si attestano appunto sui 30 gradi sul mare e nell'interno. Passiamo adesso alla cronaca con gli ultimi interventi da parte delle compagnie dei carabinieri di Sestri Levante e di Santa Margherita Ligure. Vediamo. Ancora una volta la cronaca ci porta a riferire di un raggiro. Una donna anziana di Lavagna ha denunciato ai carabinieri che si è presentata alla sua porta una coppia di sconosciuti. I due hanno detto di essere amici del marito, momentaneamente assente. Sono così riusciti ad entrare in casa. Dopo aver distratto la malcapitata, si sono impossessati di preziosi vari per un ingente valore e sono scappati. Indagini sono in corso. I carabinieri di Rapallo, invece, nel corso di un servizio di perlustrazione, hanno tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di La Spezia, un minorenne romeno con precedenti di polizia che deve scontare una pena detentiva di 4 anni di reclusione per furti aggravati e danneggiamenti commessi nel 2012 alla Spezia. A Casarza Ligure, infine, i militari, a conclusione di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per detenzione abusiva di armi e omessa denuncia di smarrimento un pensionato del posto, poiché ometteva di denunciare e di detenere presso la propria abitazione un fucile monocolpo, nonché lo smarrimento di altri due fucili in precedenza denunciati. Parliamo del trasporto regionale di ATP. Gli autobus, come sappiamo, è stato riconfermato alla presidenza di ATP Enzo Sivori e questo è stata la conferma di una persona che ha gestito la società quando la stessa ha creato un buco di bilancio al di fuori di ogni immaginazione. Non l'avrà fatto da solo, ma sicuramente ne aveva la massima responsabilità. Ad esprimersi così sono i consiglieri dei gruppi di opposizione di Chiavari, Giorgio Canepa, Emilio Cervini, Silvia Garibaldi, Giovanni Giardini e Giorgio Getto Viarengo, che dicono ancora: ci risulta che la prossima settimana il sindaco Levaggi, nel suo ruolo di assessore alla città metropolitana con delega ai trasporti, avrà un incontro con i sindacati. Auspichiamo di avere un incontro anche noi come minoranza e speriamo che, in quanto sindaco di Chiavari, Levaggi possa dare una notizia in merito il più trasparente possibile su quanto potrà emergere. E sul tema intervengono anche Marco Conti, Popolo per Sestri, e Albino Armanino, Futuro per Sestri. Dicono: arrogante e vergognosa la conferma di Enzo Sivori alla presidenza di ATP dal sindaco metropolitano Marco Doria, un atto di arroganza. Dicono ancora che conferma nuovamente i danni che provocano le sue azioni politiche. E nessun aumento della tassazione, nessun taglio ai servizi e interventi per 5 milioni di euro. Questo è in sintesi il consuntivo, secondo la giunta comunale di Sestri Levante, per quanto riguarda il bilancio preventivo 2015 della città dei Due Mari. Ma sentiamo i dettagli. A metà luglio il Consiglio Comunale di Sestri Levante affronterà la discussione sul bilancio preventivo 2015, il cui schema è stato approvato dalla Giunta nelle scorse settimane. Sono previsti lavori per quasi 5 milioni di euro suddivisi in diverse aree di intervento. La prima, scuole ed edifici comunali, previsti 547.000 euro per il miglioramento del complesso scolastico di Via Val di Canepa e 400.000 euro per la sistemazione dei locali di Piazza della Repubblica, futura sede dei servizi comunali. Inoltre verranno completati i lavori di Palazzo Fasce, rendendo così definitivo il recupero e la valorizzazione dell'immobile. Messa a sicurezza del porto con 558.000 euro. Manutenzioni straordinarie, spiagge e aree verdi, circa 400.000 euro.
la manutenzione del muro, dell'aiuola e delle zone di Sant'Anna con contestuale sistemazione dell'arenile, gli interventi per il parco Negrotto Cambiaso, 90.000 euro, molto importanti gli 86.000 euro stanziati per le eliminazioni delle barriere architettoniche. Previsti anche una prevenzione del dissesto ed opere di miglioramento delle reti delle acque bianche, stanziando 102.000 euro. La sicurezza, con 112.000 euro di investimento, il progetto di installazione di impianti di videosorveglianza e di fibre ottiche. E c'è la riqualificazione urbana ed edilizia sociale. L'intervento maggiore è rappresentato dal completamento del progetto di rigenerazione urbana di Casette Rosse, 845.000 euro di investimento, 4 nuovi appartamenti di edilizia residenziale sociale, nuovi spazi per associazioni del quartiere, rifacimento del marciapiede di via Tino Paggi, completamento della pista ciclabile e rifacimento dell'illuminazione pubblica, nuove strutture mobili per il parco del quartiere della Lavagnina. Nonostante le difficili condizioni per i comuni, non rinunciamo ai servizi né ad investire, a sviluppare progetti concreti per rendere Sesto sempre più vivibile per i residenti e i turisti, ha affermato il sindaco Valentina Ghio. Con questo bilancio confermiamo l'impostazione che ci siamo dati: efficientamento della spesa e riorganizzazione, priorità welfare e ambiente, nessun aumento di tasse, opere pubbliche che completino il disegno della città, ha concluso il primo cittadino. Adesso parliamo di immigrazione con la dichiarazione giunta da Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria. In queste ore sono arrivati altri 150 profughi da smistare in regione. Dopo il vertice a Palazzo Chigi avvenuto settimana scorsa con il premier Renzi e rilevatosi del tutto insoddisfacente, oggi niente sembra essere cambiato, dice. La Liguria non è in grado di ospitare altri immigrati e il caso di Ventimiglia ne è un esempio. La stagione estiva inizia a rilento, risente di questa continua invasione di immigrati. Il turismo è il motore vitale della regione ed è questo comparto che dobbiamo tutelare, dice ancora Toti, difendendo il lavoro di quei liguri che vedono minare la loro attività e i loro guadagni da questi continui arrivi. Lo ripetiamo ancora una volta, vanno fermati gli sbarchi aiutando queste persone direttamente nei rispettivi paesi d'origine, dice ancora il nuovo presidente della Regione Liguria. E intanto domani mattina c'è la prima seduta per il nuovo consiglio regionale e inizierà così la decima legislatura con il giuramento del presidente Toti e poi in una seduta successiva si potrà procedere alla presentazione del programma e alla nomina ufficiale degli assessori regionali. Sentiamo. Si tiene domani la prima seduta del nuovo Consiglio regionale. È convocata per le 10.30 dal presidente Boffa. Parte così la decima legislatura. Sarà presieduta dal consigliere più anziano, Giovanni Barbagallo, affiancato dai due più giovani, Alice Salvatore e Luca Garibaldi. Il primo atto riguarda l'opzione del consigliere Francesco Bruzzone, il quale, eletto sia nella circoscrizione di Genova sia in quella di Savona, ha optato per il seggio attribuito alla circoscrizione di Savona. Gli subentra quindi, nel seggio di Genova, il candidato che nella sua lista risulta il primo dei non eletti, ovvero Alessandro Puggioni. Si procederà con la nomina dei 5 componenti della Giunta delle Elezioni, l'organismo che dovrà verificare i requisiti dei consiglieri regionali e la compatibilità degli incarichi. I risultati dell'accertamento dovranno essere comunicati al Consiglio entro un mese. Subito dopo si svolgerà l'elezione dell'ufficio di presidenza. Il presidente e il vice dell'Assemblea saranno eletti a scrutinio segreto in un'unica votazione in cui i consiglieri potranno indicare un solo nome. Questo sistema garantisce la rappresentanza della minoranza e chi ottiene più voti sarà proclamato presidente. In una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, si procederà all'elezione del consigliere segretario a maggioranza semplice. Dopo, il presidente Giovanni Toti presterà giuramento di fedeltà alla Costituzione della Repubblica, allo Statuto della Regione Liguria. In una successiva seduta, che dovrà tenersi entro i prossimi 10 giorni, Toti presenterà al Consiglio regionale il proprio programma e comunicherà ufficialmente i nomi degli assessori. Ed il coordinatore provinciale di Forza Italia, Roberto Bagnasco, esprime forte disappunto per la chiusura dello sportello dell'ufficio di Rapallo dell'Agenzia delle Entrate e chiede l'intervento del presidente della Liguria, Giovanni Toti. Ieri mattina, dice Bagnasco, i cittadini rapallesi hanno trovato chiuso l'ufficio, situato presso i locali messi a disposizione del comune contigui all'ufficio tributi di Piazza Molfino. Non c'è spiegazione che tenga per giustificare l'improvvisa e non motivata chiusura
chiusura dello sportello. Non c'è stato alcun preavviso, ricorda Bagnasco, e si sono privati i cittadini della più grande città della provincia di Genova di un servizio così indispensabile. Asfaltature lungo la strada provinciale 225 della Val Fontana Buona all'altezza della frazione di Gattorna. Domani mattina è previsto un sopralluogo da parte del consigliere delegato della città metropolitana Gianni Vassallo. Sarà nel territorio del comune di Moconesi intorno alle ore 10 per verificare lo stato e l'avanzamento dei lavori. Riprendiamo con una notizia di servizio. Da domani Iren Acqua Gas acquisisce le concessioni idriche nei comuni di Camogli, Rapallo, Coreglia Ligure e Zoagli. Il passaggio da Acque Potabili SPA ad Iren non comporterà alcuna variazione e non si avranno ricadute né dal punto di vista tariffario né sotto il profilo occupazionale. Gli utenti potranno rivolgersi allo sportello di Rapallo in via San Benedetto dal lunedì al venerdì con orario 9:00. Ritorna per l'edizione 2015 il premio Bontà Don Nando Negri, che l'associazione Don Nando Negri Onlus assegna ogni anno ad una persona che si sia distinta nel donare molto di sé agli altri. Il riconoscimento non in denaro viene assegnato il prossimo 4 luglio nell'anniversario della scomparsa del fondatore del Villaggio del Ragazzo. Sentiamo. Sabato 4 luglio, sono 9 anni dall'addio di Don Nando Negri, si svolgerà una messa per ricordarlo. Sì, ormai è tradizione, tutti gli anni al centro di San Salvatore, all'aperto, alle ore 18, diciamo, gli alberi della sponda dell'Entella coprono dal sole più cocente ed è una bella concelebrazione all'aperto presieduta dal Vescovo, che ha innanzitutto proprio lo scopo di rendere grazie e di rendere gloria a Dio per il dono di aver avuto Don Nando, di ricordare i suoi insegnamenti e di continuare il cammino che lui ci ha insegnato. A termine della messa? A termine della messa ci saranno due cosine belle, anche questo ormai è tradizione, siamo mi pare alla 6ª edizione del premio Bontà Don Nando Negri. Quest'anno abbiamo un premio ex aequo a due persone molto conosciute, direi, del nostro territorio, la signora Rosina Zandano, benemerita dell'ANFAS, che è stata anche presidente nazionale di tutte le ANFAS, attualmente credo presidente onorario, una vita dedicata proprio ai ragazzi con disabilità, e abbiamo il dottor Luca Manfredini, conosciutissimo anche questo, pediatra, oncologo, ematologo del Gaslini, per tutte le cose belle che fa per le famiglie e per i ragazzi che hanno davvero queste grandi sofferenze, queste, diciamo, malattie importanti da affrontare. Dopo la consegna del premio Bontà ci sarà la consegna degli attestati di qualifica ai nostri ragazzi che hanno finito appena nei giorni scorsi, diciamo, il percorso di 3 anni, ed è un po' come un saluto, un addio alla scuola, ma non al villaggio, perché poi ritornano. E ci sarà anche la possibilità di vedere alcuni elaborati presentati dalle scuole per un concorso su Don Nando, che è stato fatto di ragazzi delle scuole elementari e scuole medie. Non sono molte cose, ma sono belle, quindi vale la pena di vederle. Ricordo ancora, sabato 4 luglio, ore 18, centro di San Salvatore, ingresso libero, anzi benvenuti a tutti. Ed invece domani alle ore 11 presso la struttura complessa di pronto soccorso Sala Codice Rosa dell'ospedale di Lavagna ci sarà la consegna di attrezzature destinate ad intrattenere eventuali pazienti in tenera età donate dall'associazione Sor Optimis International d'Italia alla ASL 4 Chiavarese. Recentemente nella suggestiva cornice del castello di Prata Sannita, Caserta, si è svolta la cerimonia conclusiva della 2ª edizione del concorso nazionale Liguana Omaggio ad Anna Maria Ortese. Il premio è nato dall'idea di Esther Basile, Maria Stella Rossi e Lucia Daga per creare una rete di interessi sulla figura della Ortese per promuovere una nuova attenzione sul valore della parola. Era presente, come vediamo in questa foto, anche l'assessore all'istruzione di Santa Margherita Ligure, Beatrice Tassari,
Sara, invitata a partecipare all'evento dopo la presentazione del libro Anna Maria Ortese, avvenuta nel maggio scorso a Santa Margherita. In quell'occasione era stata avanzata l'idea di chiedere al vicino comune di Rapallo di apporre una targa nella casa dove la scrittrice visse gli ultimi giorni della sua vita. Durante il concorso, che ha preso in considerazione opere di poesia, fotografia, pittura, video, è stato anche proiettato il DVD Preghiera, canto scritto dal sindaco di Santa Margherita Paolo Donadoni e musicato dal maestro Francesco Milita, registrato nella Basilica Nostra Signora della Rosa il 26 dicembre del 2013 ad esecuzione della Filarmonica Colombo con il coro Voci d'Alpe e il soprano Elisabetta Isola. È anche stato assegnato un attestato di merito alla San Margheritese Maria Carla Beretta per il libro Le dita di Nettuno. E adesso veniamo allo sport. Nasce il settore giovanile nel Rupinaro Sport, squadra che milita in terza categoria, fondata la scorsa estate. Vediamo. Il Rupinaro Sport, dopo l'esperienza, primo anno di attività nel campionato di terza categoria, riparte, fa sempre il campionato di terza, ma con una novità, infatti viene allestito un piccolo settore giovanile. Sì, allora, noi come società ci siamo imposti ogni anno di poterci migliorare e dopo l'avventura dell'anno scorso della prima squadra in terza categoria, quest'anno abbiamo pensato di aprire un settore giovanile rivolto a tutti i ragazzi che sono nati dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2010. Quindi sono già le categorie, diciamo così, di base per il settore giovanile. Dove si potranno allenare questi bambini? I bambini si potranno allenare nel Campetta 5 di Casa Caritas e nel Campetta 7 del Maria Luigia, che per l'occasione ci dà una mano per questo progetto. Quindi per i genitori magari che ci stanno ascoltando, per iscrivere il proprio bambino nel settore giovanile del Rupinaro, cosa deve fare? Allora, si deve rivolgere alla segreteria parrocchiale della parrocchia di Rupinaro oppure alla segreteria del Maria Luigia. Bilancio del primo anno del Rupinaro Sport? Positivo, non ce l'aspettavamo neanche noi all'inizio dell'anno di arrivare a metà classifica, avendo diciamo metà squadra che non aveva mai giocato, per cui assolutamente positivo. E mister Giacobbe è contento? Mister Giacobbe è contento e ha confermato anche che la prossima stagione sarà l'allenatore del Rupinaro. Al via i saldi estivi per 45 giorni a partire da sabato 4 luglio. Ci sarà tempo per andare a caccia dell'affare fino al prossimo lunedì 17 agosto. Le date sono state condivise dalle regioni italiane in sede di conferenza dei presidenti, che hanno così informato il Dipartimento di Sviluppo Economico, Settore e Commercio della Regione Liguria. Nel nostro Tiguglio, addetti ai lavori e clienti si stanno organizzando. A Chiavari, ad esempio, come ormai consuetudine, in occasione del primo giorno di partenza dei saldi, il CIV Ci Vediamo in Centro invita la clientela a Si Saldi Chi Può, negozi aperti dal mattino alla sera con orario continuato durante la giornata di sabato dunque, e aperte le attività commerciali anche per domenica 5 luglio. Bene, ci fermiamo qui, grazie per essere rimasti con noi anche questa sera, la nuova edizione del TG domani alle 12.45, adesso vi lascio al meteo, alla rubrica dell'Associazione Culturale Ucastello. Come sempre vi ricordo anche che potete rivedere in replica questa edizione del TG alle 20.20 sul canale 117 Tiguglio TV, trovate le notizie sul nostro sito www.entellatv.net, sulla nostra pagina Facebook, su Twitter, e trovate il TG Tiguglio anche sul canale YouTube. È davvero tutto, allora una buona serata in compagnia dei nostri programmi. Previsioni per domani, mercoledì 1 luglio. Scenario meteorologico invariato. Anche oggi prevarrà il sole, appena disturbato da temporanei passaggi nuvolosi sul centro ponente in mattinata. Nell'interno non mancheranno cumuli ad evoluzione diurna associati a isolati e deboli piovaschi. Venti deboli, occidentali o di direzione variabile. Mare poco mosso o calmo. Le temperature previste: sulla costa tra 22 e 30 gradi, nell'entroterra tra 17 e 31 gradi.